Adidas ha lanciato anche la Adizero Evo SL, che è una scarpa assolutamente diversa, anche se basata sulla stessa tecnologia della famosissima Evo Pro, perché effettivamente la scarpa è davvero molto flessibile. Ecco comunque le caratteristiche di questa scarpa, che ha soprattutto un prezzo davvero accessibile, perché parliamo, udite udite, di solamente 150 euro rispetto invece alla scarpa super premium che costa 500. Per la stessa ragione che vi ho raccontato nel video delle Pro 4, mi sono dovuto spostare, sono andato al mio mitico parchetto di Berlino. Ecco comunque le cose che mi sono piaciute di queste Evo SL, che rappresentano una scarpa diversa rispetto a quella che invece abbiamo visto sul mercato. Utilizzo la prima come esempio per raccontarvi tutte le caratteristiche di questa scarpa. In primo luogo, la scarpa pesa solamente 224 grammi nella taglia US 9, utilizza però un drop e una geometria assolutamente simile a quella degli altri modelli già da gara presentati qualche giorno fa e qualche mese fa, ossia 39 mm nel tallone, 33 mm nell'avampiede. Contrariamente però alle scarpe super veloci, è più una scarpa pensata per gli allenamenti intensi, visto che il suo design non prevede l'utilizzo di una piastra in fibra di carbonio. Interessante notare che il designer di Adidas ci ha raccontato che non contiene nemmeno nessun rods, ma nemmeno quelli utilizzati sulle prima, che sono però pensati per dare stabilità. Secondo il suo punto di vista, la stabilità è garantita dal fatto che la piattaforma sia comunque abbastanza ampia, e in effetti ci ha raccontato che è pensata in maniera molto simile alle Boston 12, ma senza avere i famosi rods, e quindi con uno spazio nell'avampiede relativamente più importante e con un tallone un po' più sostenuto rispetto a una scarpa da gara, cosa che secondo il suo punto di vista offre una stabilità quantomeno leggermente equivalente rispetto a quella invece delle scarpe da gara stessa. E quindi fondamentalmente questa è una struttura dal suo punto di vista molto vincente. Parlando però di aspetti vincenti, ce ne sono assolutamente altri due. Uno, il fatto che il rocker è stato assolutamente pensato per essere molto simile a quella della sorella maggiore, e l'altro, udite udite, è che la scarpa costerà soltanto 150 euro e sarà lanciata in maniera limitata al 15 di ottobre di quest'anno, e poi a marzo 2025 ci sarà la distribuzione completa. Quindi se andate sull'app di Adidas potreste effettivamente, se siete fortunati, trovarla a un prezzo tra virgolette pieno, però comunque prezzo di listino molto accessibile ai posizionatori evoluti che cercassero di correre velocemente. A livello di tomaia, la Evo SL utilizza una tomaia in mesh ingegnerizzato che è molto simile, secondo loro, ma pensata per gli allenamenti, a quella delle Evo Pro 1. Chiaramente l'ho sentita parecchio setosa e molto comoda al tatto. Mi sorprenderei però che la sua durata sia infinita, anche perché era davvero molto leggera, però questo lo vedremo soltanto con la recensione completa quando la scarpa uscirà sul mercato. Vista l'uscita a marzo, di sicuro è una scarpa che potrà essere utilizzata per tutta la stagione estiva, perché era una delle più traspiranti che ho visto, e secondo me potrebbe essere un valore aggiunto per il posizionatore che cercasse di correre forte durante l'estate, magari nelle famose 5 km e nelle serali di quest'estate. A livello di mescola, la scarpa utilizza ovviamente l'iStrike Pro del modello da gara Evo Pro 1. Secondo me la sensazione è che la scarpa fosse davvero molto morbida, e visto che poi non è mediata né dalla piastra in carbonio né tantomeno da una struttura importante del battistrada, secondo me avrete una sensazione correndo di corsa parecchio morbida, e quindi questa cosa potrebbe piacervi soprattutto se la utilizzate durante l'estate, anche se il designer ha sottolineato, cosa che secondo me è relativamente sorprendente, che quella scarpa non cambia la sua sensazione con il cambiamento della temperatura. Beh, questo però lo potremo solamente verificare nei prossimi mesi. Un altro aspetto da considerare è appunto il peso di solo 224 grammi. Chiaramente non c'è la piastra in carbonio,
ma questa cosa è stata assicurata dal fatto che la schiuma è relativamente densa, però ripeto, da verificare, ma soprattutto dal fatto che il battistrada è molto semplice, molto simile a quello delle Takumi Sen 10. Hanno detto che, pensato però per essere davvero durevole, ovvio, dipende anche da dove si corre, questa struttura del battistrada simile a quello delle Takumi Sen 10 fa pensare che la scarpa sia adatta al podista amatore che cercasse di correre velocemente, che magari volesse andare in pista e non volesse spendere un capitale e non cercasse di correre con una scarpa con la piastra in fibra di carbonio. Hanno anche raccontato, e l'ho chiesto in maniera esplicita, che la durata della scarpa è proprio ottimizzata per correre davvero tantissimi chilometri. Non hanno citato il chilometraggio ideale, però ovviamente questa cosa mi fa pensare che forse sia leggermente meno reattiva, anche se, ripeto, all'evento hanno detto che è davvero molto simile a quella delle scarpe utilizzate dai podisti professionisti, ossia le Evo Pro 1. A livello di lacci e allacciatura, la struttura era comunque davvero ben disegnata, la linguetta era soffietto racing e comunque questa struttura setosa consentiva un'allacciatura davvero precisa e semplice. Non utilizza nemmeno questa scarpa dei lacci zigrinati, ma secondo il designer di Adidas questo non ha creato nessun problema. Chiaramente la struttura con dei lacci sottili poi è dibattuta dai podisti amatori, ma dipende molto dal vostro piede. A livello di tallone, la scarpa aveva una conchiglia leggermente più rigida di quelle delle scarpe da gara. Chiaramente è pensata soltanto per il podista amatore con un appoggio neutro, però questa cosa potrebbe effettivamente consentire una leggera correzione, sapendo che non c'è la piastra in fibra di carbonio, e questa cosa potrebbe effettivamente essere un problema, nonostante la base sia leggermente più larga sia davanti ma sia anche dietro. Questa cosa effettivamente consente una maggiore stabilità. Ho poi chiesto quale fosse la ragione dell'intaglio laterale, se fosse soltanto estetico, se invece fosse una riduzione di peso, e mi è stato sottolineato che era comunque pensata per migliorare l'aerodinamicità e ovviamente ridurre il peso. Questa cosa è assolutamente un vantaggio competitivo, visto che 224 grammi vi possono consentire di correre in maniera piacevole, nonostante appunto l'altezza dal suolo sia di 39 mm. Allo stesso evento è poi stata lanciata anche la Dios Pro 4, ho fatto la recensione, il racconto delle prime impressioni, se non l'avete vista vi metto il link qua sopra. Voi nel frattempo, Stay Strong e Keep Running, quella scarpa è assolutamente accoppiabile alla Evo SL, che secondo me potrebbe essere adatta a tutti i podisti amatori che cercassero davvero la velocità, una coppia vincente. Voi nel frattempo, Stay Strong e ci vediamo alla prossima. Ciao!